La mission di Lochmann è quella di valorizzare la tradizione dell'orologeria italiana, che ha una storia straordinaria che parte dai primi orologiai del 1300 che allestivano i campanili delle loro città, sino a Galileo Galilei che inventò l'isocronismo del pendolo, creando poi una generazione di orologiai in tutta Europa, sino a Oisa, che grazie a Domenico Morezzi creò straordinari calibri meccanici che poi vengono esportati in tutto il mondo. E credo che questa grande passione abbia origine in un istante magico, che è quello in cui una persona esperta, l'orologiaio, pone alla fine, dopo lunghi anni di progettazione e studio, l'ultima lancetta sul nuovo orologio e l'orologio prende vita. Ecco, questo istante straordinario sembra un allineamento cosmico tra uomo, natura, tempo, respiro, cuore. Ci sentiamo travolti da questo flusso della vita, trasportati un pochino più verso il grande maestro del tempo, e questa cosa ci eleva, ci appassiona e ci rapisce. Io credo che alla fine il segreto dell'orologeria è che ci vuole tanto tempo per fare, ma alla fine basta un attimo per essere felici. Nel 1937 mio nonno Domenico Morezzi ha fondato la OISA, Orologeria Italiana Società Azionaria. Nella sua vita ha prodotto più di 10.000 movimenti al mese, un totale di 4 milioni di orologi e oltre 10 calibri. Il motto di mio nonno era non avere paura di non avere coraggio. E noi oggi nel 2022, con OISA 1937, riapriamo una vera importante manifattura italiana di movimenti per orologi meccanici di qualità. Mi chiamo Fausto Berizzi, sono nato vicino a Bergamo 60 anni fa e mi sono laureato ingegnere in micromeccanica in Svizzera, nella Valle di Joux. Ho cominciato a lavorare da Frédéric Piguet con un maestro eccezionale, il signor Edmond Kapp. Ho partecipato allo sviluppo di movimenti meccanici per brand di tutto rilievo, Audemars Piguet, Omega, Bacheron Constantin, Hublot. Dal 99 e ho lavorato come direttore di produzione da Voce Manufattura, anche lì una manufattura che fabbricavamo movimenti per Richard Mille, per Hermès e altri. Altre belle esperienze le ho fatte con TAG Heuer, anche lì ho sviluppato un cronografo a ruota colonna. Siamo partiti da zero, 4 anni dopo arrivavamo a 60.000 pezzi all'anno. L'ultimo challenge che ho, a quale ho partecipato, da Tokalpa, una delle tre aziende svizzere in grado di sviluppare bilancieri, spirali e assortiment personalizzati alla domanda del cliente. Con molta fortuna ho incrociato la strada di Carlo, di Stefano, di Benedetto e di Marco, che stavano per far rinascere il progetto OISA, e non solo è nata una bella amicizia, ma anche la volontà di lavorare insieme su questo progetto e di arrivare a un movimento perfetto. Abbiamo integrato in questo movimento diversi punti di rilievo come i bilancieri inerzia variabile senza racchetta, le viti anti-allentamento, la molla dell'Incablock dimensionata apposta per il nostro bilanciere, il nostro pivot, e lì abbiamo veramente la garanzia di un movimento che va bene e è bello e affidabile. Il lavoro che ognuno fa in ogni pezzo dell'orologio che dà il valore finale. Io credo che la decorazione ne fa parte. E il mio compito qui è di portare questo saper fare e questa passione perché questo lavoro possa essere fatto qui in Italia. Il mio interesse per il settore degli orologi si è sicuramente sviluppato durante il periodo in cui ero alla guida di Pomellato, e durante quell'esperienza mi è apparso molto evidente come da una parte nel settore della gioielleria noi italiani abbiamo un ruolo di protagonista d'eccellenza e dall'altra parte invece nel settore degli orologi, pur avendo una tradizione importante, non siamo riusciti a trasformarla in una storia di successo industriale, e quindi non esiste di fatto un orologio made in Italy.
Come riferimento, diciamo, di mercato, dobbiamo ricordare che il mercato dei luxury goods, che comprende sia i gioielli che gli orologi, pesa all'anno circa 60 miliardi di euro. Quindi un mercato enorme che evidentemente si presta molto allo sviluppo per il Made in Italy. Allora, quando si è presentata recentemente, tramite il nipote del fondatore della OISA, l'opportunità di investire in una società che era una presenza molto importante nel settore degli orologi circa 40 anni fa, ebbene, questa opportunità l'abbiamo dovuta assolutamente cogliere sia Marco Mantovani della Lockman che io, e quindi con grande entusiasmo stiamo per presentare il primo orologio Made in Italy.